Salve amici di Amica Borsa, bentornati ai nostri consueti appuntamenti. Oggi vi parlo di valute e cambi principali. Su questo argomento devo ringraziare necessariamente l'amico Saverio Berlinzani, il quale mi ha insegnato tantissimo, sul trading, sulle valute. Quindi, il mercato dei cambi è il mercato in cui si commerciano le valute di tutti i paesi sovrani. Ovviamente non di tutti quanti i paesi del mondo avremo delle quotazioni costanti e continue, ma soltanto di quei paesi, i paesi principali, quelli cioè che appartengono a quelli che sono paesi industrializzati con un'economia stabile e progredita. Alcuni investitori operano anche su valute secondarie, e principalmente lo fanno con lo scopo di guadagnare sugli interessi che si percepiscono per effetti del differenziale di tasso tra le valute, il cosiddetto carry trades, di cui parleremo in futuro. Ovviamente lo fanno assumendosi anche un certo grado di rischi, perché ovviamente le valute dei paesi meno industrializzati soffrono un certo grado di volatilità. Possiamo quindi operare una prima classificazione delle valute suddividendole in main currency e commodities currency, cioè le valute principali e le valute che sono legate alle commodities. Le valute principali sono il dollaro americano, la sterlina inglese, l'euro, il franco svizzero e lo yen giapponese, mentre le commodity currency sono il Canadian dollar, il New Zealand dollar e l'Australian dollar. Le main currency, quindi le valute principali da sole, fanno circa l'80% delle transazioni sul mercato valutario, mentre le commodities currency sono, le valute di quei paesi con una forte propensione all'export di materie prime, con le quali si trovano spesso in forte correlazione. Nel mercato dei cambi si è solito quindi parlare di cross valutari per definire le coppie di valute su cui si opera, però, è necessario che chiariamo subito, quella che è la nomenclatura corretta. Esistono cambi originali e cambi derivati. Questi ultimi derivati sono in realtà i cross. Come potete notare dai cambi qui, evidenziati sulla sinistra, sono, i cambi originali, cioè tutti i cambi contro dollaro. Quelli che vedete qui in figura invece sono i cambi derivati, i cross. Euro sterlina, euro franco, New Zealand yen, sono i cambi derivati, cioè gli incroci tra le valute che appartengono ai cambi originali, però tutte quante senza la presenza del dollaro, né al nominatore né al denominatore. Quindi cos'è il cambio derivato? È esattamente ciò che dice la parola stessa, è derivato da due cambi originali. Ad esempio, come vedete in figura, tra euro-dollaro e sterlina-dollaro se ne deriva euro-sterlina. Come vedete, il dollaro al denominatore si elimina, come in una formula matematica. Da queste combinazioni e incroci valutari nascono le cosiddette correlazioni. Attraverso queste correlazioni è possibile applicare diverse tecniche di trading che si basano sull'hedging. Detto tutto ciò, come si legge quindi il prezzo di una coppia di valute? Facciamo un esempio, il cambio euro-dollaro è scambiato a 1,1250. Cosa significa? Che per acquistare un euro, la valuta che è al numeratore, è necessario pagare 1,125 dollari americani, la valuta che è al denominatore. Ora ricordiamoci però che quando operiamo sul Forex e ad esempio andiamo a fare delle operazioni su una coppia di valute, entrambe straniere, cioè che non appartengono all'euro, e il nostro conto su cui operiamo è in euro, è il broker che si occuperà di effettuare prima dell'operazione, e lo fa in automatico, la conversione della valuta in cui è il conto, cioè in euro, verso appunto la valuta che ci serve per effettuare la transazione. Ovviamente lo fa in base a quella che è la quotazione di quel momento. Quindi se ad esempio vogliamo entrare a mercato su sterlina dollaro e il nostro conto è in euro, il broker effettuerà la conversione automatica in dollari. Bene, la prossima volta parleremo invece di quello che è il valore del PIP e di come si calcola. Ciao a tutti gli amici di Amica Borsa!